Chiedo scusa anticipatamente perché ho ascoltato soltanto una piccola parte delle relazioni, delle numerose relazioni previste sul tema metafisico in Rosmini. E quindi, da buon ultimo, insomma, corro il rischio, a volte corro il rischio di sicuro di ripetere molte cose. O anche, e forse questo può risultare anche sgradevole, di non tener conto magari di prospettive già emerse prima di me, insomma. Quindi di questo chiedo anticipatamente scusa. Devo dire che le relazioni che ho ascoltato sono state molto belle, molto, molto intense e anche molto provocanti, insomma. E quindi di qualcosa, ecco, sicuramente tenuto conto. Avrete visto il titolo del mio intervento, La via rosminiana alla metafisica. È un titolo molto generico che poi ho ripensato e declinato in un modo: ispirazione sapienziale e metafisicità dell'uomo nel pensiero di Rosmini. Ho preferito intitolarlo così, insomma. Vado subito un po' alle cose che volevo dirvi. Henri Gouhier, in un volume divenuto celebre del 1961, Bergson e il Cristo dei Vangeli, ha scritto a proposito del pensiero di Bergson che il grande filosofo francese ci introduce in una metafisica abitata. Questa espressione viene usata con riferimento all'esigenza bergsoniana di convocare i grandi mistici come testimoni dello spirito, garantendo nello stesso contempo i diritti di una polemica volta a scoprire, cito, gli abusi delle scienze che si accostano allo spirito con lo strumento e l'ideale delle scienze della materia. Anche la metafisica di Rosmini può essere definita una metafisica abitata. E ciò in un duplice senso. In primo luogo, la metafisica di Rosmini, ben lontano dal costituirsi come una costruzione rappresentativa, chiusa nelle sue distinzioni concettuali, quella filosofia cuspidale che per esempio descriveva Gentile, prende le mosse da un'ispirazione sapienziale che Rosmini stesso pone al centro della sua esperienza filosofica, quale da lui è presentata nello scritto dell'Idea della Sapienza. A mio giudizio, lo dicevo anche a Trento qualche giorno fa, la maggior testimonianza per qualità letteraria del rosminianesimo. Secondo punto, la metafisica di Rosmini rende conto dell'esigenza di non confondere la metafisica, diremo più oltre la metafisicità, con un discorso di impostazione conoscitiva che, proiettando le relazioni entitative oltre la dimensione constatativa, finisce col fraintendere, se non proprio falsificare, l'esigenza metafisica stessa, elaborando una sorta di fisica dell'aldilà, vuoto simulacro, scambiato con la stessa metafisica. Le due condizioni previste da Gouhier a proposito della metafisica abitata di Bergson, l'esperienza sapienziale del testimone dello spirito e la polemica contro le incomprensioni delle scienze materiali, sembrano essere pienamente soddisfatte dalla metafisica di Rosmini, e ciò sia pure in una prospettiva assai diversa rispetto a quella ovviamente di Bergson. Ma si consideri più approfonditamente il primo aspetto, quello relativo all'ispirazione sapienziale di Rosmini. A nostro personale avviso si tratta del vero paradigma di una possibile interpretazione unitaria del pensiero del Roveretano. Sono note le tesi del nostro autore sul tema della sapienza, note ma forse anche da rimeditare. Rosmini è tanto preoccupato di evitare di confondere il tema sapienziale con quello filosofico o teologico o peggio scientifico-conoscitivo, dal prenderne cauta distanza sin nel titolo del principale scritto dedicato a questo tema, dell'idea della sapienza e non, si badi bene, della sapienza. L'idea della sapienza non è ancora la sapienza.
E precisamente l'idea della sapienza non è la consapevolezza della sapienza, quasi che si possa avere una consapevolezza, per così dire, esteriore della sapienza. E nemmeno l'idea della sapienza è la sapienza meno qualcosa, una sorta di sapienza diminuita in attesa di diventare perfetta, che non si può essere sapienti se non si è del tutto criteriati nella sapienza medesima. L'idea della sapienza, piuttosto, rimanda alla sapienza come se fosse la sua ombra permanente. L'idea della sapienza contiene un rinvio ad una ulteriorità che è già un monito. La sapienza è un concreto personale e soggettivo, la cui realizzazione è tutt'uno con l'unità nella persona dell'esse, del nosse e del velle. Non avevo scritto così nella relazione. Avevo scritto della sussistenza, dell'intelligibilità e dell'amabilità, i termini rosmeniani. Però ho preferito ieri sera così aggiungere esse, nosse e velle, perché sono tre termini abitualmente usati nel contesto del pensiero medievale. E a questo proposito devo dire che, e qui poi sollecito anche un chiarimento nel dibattito, Marcus Krinke, non ho capito bene quel discorso delle tre forme dell'essere presenti in Tommaso, cioè sono presenti in Tommaso, questo sì, però sono anche anteriori a Tommaso, sono presenti, certo, arrivavo lì, sì, ma infatti è quello, cioè non ho capito, ma te lo chiedo non solo perché chiedo il chiarimento, no? Infatti volevo arrivare lì, non ho capito bene se, ma dopo nel dibattito, insomma, non ho capito bene se isolavi Tommaso per una ragione ben precisa, insomma, perché in Agostino abbiamo appunto questa triade a cui facevi riferimento anche tu, mens, notizia, amor, no? Poi direi che il tema delle tre forme dell'essere davvero attraversa tutto quanto il pensiero poi della cristianità fondamentalmente. Ci sono anche degli autori che a mio giudizio attendono anche di essere riconosciuti in questa articolazione concettuale. Ne cito uno, Campanella, per esempio, no? E la sua metafisica andrebbe forse rieditata, ma per dire, insomma, ecco. Quindi effettivamente si tratta di un tema che, come hai detto tu, è già presente in Agostino. E a tale proposito ricordo anche quello che Agostino dice, no, nella Questio 46, il Dei Deis, dove si chiede, ma il termine idea, no, per esempio, da dove proviene? La risposta è scontata, da Platone. Ma poi dice, ma l'essenza implicata da quel termine in certo qual modo deve essere stata presente anche prima di Platone. Perché? Lui conclude, perché altrimenti non ci possono essere stati filosofi prima, no? Ecco, un po' credo che lo stesso discorso, se sei d'accordo, vale anche per le tre forme dell'essere. Però ecco, io non c'ero anche ieri sera dopo al dibattito, e sarebbe interessante, sì. Fuori di questa unità non vi è sapienza, se non nell'idea, unità scientifica umbratile, non coinvolgente, non operante, in definitiva illusoria, non vera sapienza, ma studio di sapienza. Rosmini se ne mostra a tal punto consapevole da mettere in guardia chiunque dall'effettuare questa indebita e disastrosa confusione. E per questo egli giunge ad osservare che, cito, fuori della cognizione teoretica della scienza rimane l'azione reale, fuori delle idee rimane tutto il soggetto. Fuori delle idee rimane tutto il soggetto, è un'espressione molto forte, è molto celebre, che fa il paio con un'altra, per certi aspetti ancora più forte e ancora più celebre. Ma quello che si contiene nei libri, nei quali non si può trovare altro che scienza, non è né il tutto né il meglio dell'uomo. Rosmini relativizza la filosofia facendone non ancora un momento, piuttosto una qualità interna dell'inglobante sapienziale. La sapienza può darsi anche senza la filosofia, più precisamente essa può procedere o anche succedere alla filosofia. La sapienza dunque, nell'unità dei suoi due momenti, della verità e della vita, la verità conforme, prescinde dalla filosofia. E tuttavia Rosmini non esclude che vi sia una sapienza propria del filosofo. E questa viene a realizzarsi quando la filosofia intesse, mi piace tantissimo questa espressione, il suo ricamo a rilievo, non solo sulla scienza, cito, che rade volte è perfetta ed intera,
ma sulla scienza e quel fondo di cognizioni che in lui rimane l'uomo, quando amando tutto quello che sa di vero, lo sappia in una forma o nell'altra, e cerca di realizzarlo tutto e di rendere quasi sussistente e vivente in sé medesimo quella verità che conosce. Il ricamo a rilievo della filosofia esprime, si tratta, solo una parola, si tratta del riferimento ad una tecnica simile a quella del ricamo a bandiera, che era utilizzata nell'arredamento ed era molto diffusa alla metà dell'Ottocento in Piemonte, ma anche prima, fin dal Settecento. Il ricamo a rilievo della filosofia esprime con grande efficacia l'incontro morale, in senso ontologico e non banalmente valoriale, di filosofia e sapienza, sullo sfondo dell'adesione all'essere e della bontà della vita. Un incontro che rivela intime e preziose relazioni, scrive Rosmini, fra la filosofia e la sapienza, realizzanti un vero e proprio circolo accrescitivo. La onde la sapienza, dice Rosmini, che precede, guida l'uomo alla filosofia e con questo dimora. La filosofia, da sua parte, restituisce l'uomo alla sapienza che sussegue e che è maggior della prima. Si potrebbe continuare a lungo nel ricostruire il tema della sapienza in Rosmini, magari intrecciando all'introduzione della filosofia testi capitali della teosofia, dell'antropologia soprannaturale, dei discorsi sulla carità e altre opere ancora, e mostrare anche come Rosmini completi il suo discorso sulla sapienza introducendo il perfezionamento apportato dal lume soprannaturale, ma non voglio proseguire in questa linea. Quello che invece mi preme sottolineare è come si possa procedere ad una interpretazione unitaria del pensiero di Rosmini a partire da questa imprescindibile ispirazione sapienziale. Dopo aver mostrato che ogni magistero umano suppone prima di sé un magistero divino, Rosmini precisa che a tale magistero si crede per natura e non per raziocinio. Questa espressione mi ha molto colpito. Generalmente Rosmini utilizza l'espressione per natura con riferimento all'intuizione dell'essere ideale, che viene appunto definita naturale, a significare in termini vagamente innatistici la ricezione dell'essere da parte dell'intelligenza che in esso si costituisce. In questo brano Rosmini sembra invece fare riferimento ad una fede incoativa, che anche nell'ordine naturale, oltre che in quello soprannaturale, precede la ragione. Questa affermazione può essere sviluppata non nel senso di una fides quae creditur, bensì di una fides qua creditur, ovvero di una fede in cui siamo costituiti pensanti e viventi. Una fede implicata dall'apertura ontologica della nostra intelligenza al principio. Un'impostazione di questo tipo, radicata nell'ispirazione sapienziale a cui fornisce legittimazione ontologica, sgombra il campo da querel quasi sempre condizionate, da residui, a volte anche manualistici, nel senso di partizione degli argomenti, di distinzione di quella di Rosmini è una filosofia o è una teologia, con tutto il portato delle formule ibride, pensare credente, credere pensando, filosofia teologica e così via. L'ispirazione sapienziale di Rosmini, nel suo coimplicarsi con la prospettiva metafisico-ontologica, permette un'interpretazione unitaria del pensiero di Rosmini, al di là delle opposizioni fra il principio dell'autonomia della ragione e i diritti della fede. Dico questo perché qualche volta è capitato che la critica rosminista si sia un po' attardata in queste determinazioni, in queste distinzioni, per carità, proponendo prospettive concilianti, ma a volte si è tentato di imporre come esclusiva, anziché semplicemente recuperare una dimensione vitale al pensiero rosminiano, qual è quella teologica. C'è chi l'ha fatto, insomma. Una metafisica abitata, dunque. Il secondo aspetto a cui accenna Gouillet, quello relativo alla polemica contro le incomprensioni delle scienze materiali, richiede di collocare la metafisica di Rosmini, e non tanto da un punto di vista storico, che su questo molto è stato scritto qualcosa dopo vorrei dire anche di quel da Cartesio a Rosmini, quanto piuttosto da quello storico-teoretico, a me piace dire di storiografia speculativa,
Padre Cherubino Biggi propone un'indicazione relativa soprattutto a Maurice Blondel, ma che egli con molta acutezza ritiene valida anche per Rosmini. La metafisica di Blondel, come quella dello stesso Rosmini, tende a differenziarsi da tre grandi linee metafisiche che si sono date nella storia della filosofia con alterne vicende e con alterni successi. Cito: la prima è formata da quelle dottrine che hanno costituito la teoria dell'essere, il realismo, ne hanno fissato i gradi e gli attributi, ma non sono riuscite a stabilire, è Bige che parla, ma non sono riuscite a stabilire un nesso vivente fra le loro magnifiche ontologie e una teoria critica del sapere e una morale della carità. La seconda corrente, i diversi idealismi, precisa Bigi, ha spinto molto lontano l'analisi del conoscere delle sue leggi, ma ha volatilizzato l'essere e misconosciuto il senso e l'efficacia propria del volere. Forse non del tutto vero. La terza, il volontarismo, il pragmatismo, il vitalismo, il sentimentalismo, accentua il volere cui tutto sembra promesso e permesso, ma che non tiene conto delle resistenze del reale e delle esigenze tecniche del pensiero. Bigi pensa soprattutto a Blondel, ma subito dopo associa al pensatore francese Rosmini. E in effetti si può certamente sostenere, a mio giudizio, che anche la metafisica di Rosmini si dispieghi storicamente in una lotta contro gli stessi avversari. Il realismo di un tomismo allora esangue, ma più che il problema teoretico qui era il fatto che era viziato anche da temi e motivi extrafilosofici. L'incombente idealismo nel processo da Kant a Hegel e con riferimento a quest'ultimo, soprattutto nell'ultima fase del pensiero di Rosmini. Il volontarismo sentimentalistico che nell'età di Rosmini assumeva le forme di molta cultura romantica che confonde le proprie acque con quelle dell'idealismo. Qui sarebbe molto interessante fare anche una ricerca su questo aspetto. Rosmini è pensatore che vive la temperie culturale del romanticismo senza condividerne praticamente nulla. E qui sarebbe interessante anche approfondire questo aspetto. Ma allora, quale prospettiva metafisica? La prospettiva metafisica in cui è da collocare Rosmini è quella del... l'ho detto molte volte, io lo so, in altre circostanze, ma insomma lo ripeto anche oggi perché ne sono convinto, è quella del radicamento della persona nell'essere, che si costituisce come principio di vita ed intelligenza. L'essere nel quale si radica l'intelligenza, qui sono, non solo qui per la verità, ma sono debitore di un'impostazione che ho mutuato dalla scuola da cui provengo e di cui adesso dico anche qualcosa. L'essere in cui si radica l'intelligenza non è da confondersi con nessuno dei molteplici contenuti di pensiero. Non è un comune cogitata fra gli altri cogitata. Ben lungi dal farsi rappresentare, qui è la questione di uscire da una metafisica rappresentativa, ben lungi dal farsi rappresentare in quanto cogitatum, l'essere è piuttosto l'id in quo sumus cogitantes, è ciò in cui siamo costituiti pensanti. Mi piace qui citare Maurizio Malaguti, che appartiene con grande diritto alla storia del rosminianesimo. Tra l'altro tenendo viva in un certo qual modo la lampada del rosminianesimo quando convegni come questi, perlomeno in questa regione o in questi luoghi, non erano neanche pensabili, e anche tenendo vivo il riferimento a Rosmini in ambienti universitari non facili sotto questo aspetto, come quello dell'Università di Bologna. Al di là della totalità degli enti, ma anche al di là di ogni concetto astratto dell'esperienza degli enti stessi, l'essere si presenta come fondamento e condizione di possibilità, non solo del nostro pensare, ma
ma anche del nostro esistere, del nostro sussistere. La metafisica non è allora da intendere come un discorso conoscitivo su enti trascendenti. A dirsi metafisica è l'intrinseca struttura ontologica dell'uomo, quale peculiarità del suo esserci. Mi permetto, è per questa ragione che forse è opportuno parlare di metafisicità. Se io parlo di una realtà metafisica, ma ad essere metafisica è la realtà o il nostro discorso su quella realtà? Cioè, vedete, io penso che la metafisica non tolleri punti di vista estranei o estrinseci. È l'uomo ad essere metafisico. Per quello dicevo all'inizio, metafisicità dell'uomo. È l'uomo ad essere metafisico. Un po' un discorso che Ziwara faceva a proposito dell'analogia, no? È l'uomo ad essere analogico. E questo è molto importante sottolinearlo quando si propone un discorso metafisico. E qui vorrei proprio citare un passaggio proprio di Malaguti. L'io è il punto, perché qui introduco un nuovo tema, l'io è il punto nel quale si incrociano le linee di un chiasma. V'è una dimensione dell'esistenza data alla conoscenza che, per così dire, si colloca infra rispetto al conoscente che la comprende. Sul versante opposto si apre la dimensione dell'essere cui il pensante appartiene e che si pone, per così dire, supra rispetto al conoscente. Questa articolazione è molto importante perché consente di tematizzare contemporaneamente due diverse direzioni. Potremmo dire che da un lato la mens è aperta all'essere, dall'altro lato è aperta la conoscenza degli enti. Quante volte nelle nostre conversazioni si faceva un riferimento al pensiero medievale, ma anche ad Agostino stesso, penso al De Trinitate, alla distinzione fra ratio superior e ratio inferior. La ratio superior, che è l'intellectus, un'intelligenza partecipativa dell'essere, e la ratio superior, che è la ratio propriamente detta, che è intenzionata agli enti. E vedete, questa articolazione consente di evitare la confusione fra due versanti, ovvero la confusione fra il pensare nel suo rapportarsi all'essere e il conoscere nella sua possibilità di riferirsi unicamente agli enti. E quindi non si possono sovrapporre i due piani e non si può pretendere di procedere nella direzione di un discorso su enti trascendenti condotto, potremmo dire, con quella baldanza delle scienze della materia, per usare l'espressione di Guyer. Rosmini si inserisce in questa prospettiva metafisica con uno dei temi fondamentali del suo pensiero, che è quello dell'essere ideale. Essere ideale che Rosmini dice essere intuito dalla mente umana e che non è da intendersi in alcun modo come un concetto astratto dall'esperienza degli enti attraverso il procedimento dell'astrazione comune, nemmeno come una forma trascendentale in senso kantiano, questo oramai acquisito ampiamente. Si tratta piuttosto della forma della mente, in quanto è il principio che accende la mente, rendendola intelligente e dunque costituendola in quanto tale. La mens non preesiste alla luce dell'essere come idea, è piuttosto, e qui lo dice Rosmini, è un atto di relazione, un atto di relazione. Qui, secondo me, ci sarebbe un tema fichtiano anche da... però non ho tempo di dirlo, insomma. E tale relazione essenziale, costitutiva, la pone in rapporto all'essere come il principiato al suo principio fondante.
Sull'intuizione originaria dell'essere si fonda poi una gnoseologia incentrata sull'atto della percezione intellettiva. Prima ho sentito un attimo Samuele Tadini su questi punti, che quindi non sto a ripetere, che costituisce l'altro versante dell'intenzionalità del pensiero, quello relativo appunto alla conoscenza degli enti. Non vado avanti su questo punto, ma la peculiarità della gnoseologia rosminiana è sicuramente stato detto anche prima, in tutta la complessità dei suoi plessi teorici, è proprio quella di ruotare attorno ad una costruzione ontologica. La gnoseologia di Rosmini è inchiavardata letteralmente nell'ontologia e quindi nella tesi dell'intuizione originaria dell'essere, quale fondamento comune sia del pensare nel suo rapportarsi all'essere stesso che del conoscere nel suo riferirsi agli enti. Rosmini lo dice, è forma della conoscenza in due modi, è ciò che permette la conoscenza ma è anche ciò che permette la mente che conosce, ciò che fonda la mente che conosce. Tutta la filosofia di Rosmini si costituisce quindi intorno al tema della trasparenza del pensiero all'essere, in quanto condizione di possibilità del pensiero medesimo. Ciò si mostra con particolare evidenza nell'accorgimento teoretico attraverso cui Rosmini oltrepassa la possibilità di qualsiasi interpretazione ontologistica della sua posizione filosofica. L'essere ideale iniziale si origina nel primo momento dell'atto creativo, lo ricordava proprio Marcus Krinke, ovvero nell'astrazione che Dio stesso compie su se stesso. Ben lontano da rappresentare un segno di imperfezione, in quanto in Dio l'astrazione non è certo un'operazione funzionale alla conoscenza, l'astrazione divina viene a costituire l'atto con il quale Dio separa l'essere come inizio dal suo termine sostanziale. Problema, secondo me, grande della teosofia, a proposito di problemi che si dicevano, è in che cosa costituisce, in che cosa, che cos'è esattamente questo termine da cui è separato l'inizio. Secondo me qui ci passa una questione di grande importanza e devo dire che io non sono mai rimasto soddisfatto delle soluzioni che sono state date a questo tema, perché l'astrazione divina non è facile da dire, ma è in un certo senso si duplica al proprio interno, è un'astrazione. È un'astrazione, potremmo dire, dell'idea, cioè della componente oggettiva del verbo, da quella sostanziale reale, ma nello stesso contempo implica anche un'astrazione del reale dall'ideale del verbo. L'astrazione si duplica al proprio interno, perché altrimenti il termine reale dell'essere rischia di diventare addirittura il verbo medesimo. Qui lo dico però con incertezza, nel senso che qui c'è una questione, a mio giudizio, da dirimere. Né si può dire che l'essere che poi viene, adesso sto dicendo cose molto tecniche, ma insomma l'essere che poi viene limitato nell'operazione di immaginazione sia l'essere ideale iniziale. Rosmini questo lo esclude, le tre forme dell'essere, no? Dove si originano, è ideale, reale, è dai tre momenti poi dell'atto creativo, ma qui c'è una questione secondo me molto complessa nel pensiero di Rosmini. Io credo che qui Rosmini proponga una semantizzazione dell'essere estremamente articolata e anche difficile, cioè per un verso l'astrazione divina segna l'inizio dell'essere ideale non suscettibile di essere limitato. E poi per altro verso restituisce anche l'essere reale, quello sì suscettibile di essere limitato dalla seconda operazione dell'atto creativo, non, poi ci sarebbe a dire della sintesi. Dio separa l'essere come inizio dal termine sostanziale sussistente. L'essere iniziale viene in tal modo a configurarsi come un astratto divino. Due parole su questa cosa. Anche qui c'è una grande complessità in queste tesi rosminiane. Vedete però, l'essere ideale e iniziale è un astratto divino, cioè è astratto dall'intelligenza divina, dal verbo. E poi è comunicato, donato nell'atto creativo
alle menti che ovviamente non sono precostituite all'atto, ma si accendono in quell'atto. Credo che anche qui, e anche qui dico queste cose, consentitemi di tenermi in un ambito di problematicità, non affermo, credo che l'astrazione divina debba essere differenziata dall'astrazione teosofica. L'astrazione divina è l'astrazione quale primo momento dell'atto creativo, originante l'essere ideale iniziale. L'astrazione teosofica è il nostro ritrovamento dell'essere ideale iniziale, saputo come astratto divino. Badate che questo fa una grande differenza, anche rispetto alle cose che si dicevano ieri, anche le cose implicate dalla riflessione di Marcus. Il ritrovamento dell'essere ideale come astratto divino apre la libertà di cui si diceva prima, di cui dicevi anche ieri molto bene tu, apre la libertà, cioè una libertà che ama, perché poi quando l'essere ideale iniziale è riconosciuto come astratto divino, è pensato come astratto divino, a quel punto lo si ama, ecco l'amabilità, no? Quindi vedete, è un grande respiro cosmico. Scusate l'enfasi, non dovrei, ma è un grande respiro cosmico, l'astrazione divina che dona l'essere alle menti, elementi che lo recuperano, che si... è un dinamismo, no? Dicevi tu, il Tatandlung, dicevi ieri, è un dinamismo questo, è uno splendido dinamismo metafisico. Io non sono mica tanto, qualche volta mi è capitato di sentir dire, ma insomma è comunque anche quella di Rosmini una metafisica statica, no? Secondo me. Vabbè. Quanto tempo? Benissimo. Allora, avevo preparato molte altre cose, ma data l'ora e la vostra pazienza, che è stata già lunga, non continuo. Vi dico soltanto che mi sarei concentrato su un tema che era stato toccato anche ieri, molto importante, dell'essere come per sé manifesto, quell'inizio, no, del libro quarto, dell'idea, che poi, come notava Marcus, l'essere per sé manifesto, Rosmini non lo dice soltanto dell'essere ideale, lo dice anche dell'essere assoluto e sussistente. Qui è molto interessante, perché a proposito di dinamismo, vedete, in Rosmini questa idea della manifestatività è veramente, veramente presente a tutti i livelli del suo pensiero. La manifestatività. E poi avrei voluto affrontare il tema che forse ci avrebbe ulteriormente fatto comprendere per quale ragione forse la metafisica di Rosmini consenta anche di darci delle indicazioni per pensare la metafisica dopo la distruzione della metafisica fatta da Heidegger. E avrei affrontato il tema della differenza teologica e della differenza ontologica e della loro coimplicazione nel pensiero di Rosmini. Ora è notizia abbastanza acquisita, qualche anno fa, mica tanto, Rosmini usa l'espressione differenza ontologica nella teosofia, tra l'altro in un modo veramente, veramente interessante, nel contesto di un'articolazione che distingue essere assoluto ed essere relativo. Concludo soltanto, lo faccio perché sempre perché si ritorna un po' a quello che dicevo all'inizio. La metafisica di Rosmini è, a mio giudizio, veramente una metafisica abitata, per riprendere la definizione di Guyer. Mi piace dirlo anche con riferimento a un tema cristologico che nei giorni scorsi mi ha veramente colpito e appassionato. Rosmini ci dice che il verbo incarnato è il principio
remoto della nostra intelligenza e astrazione divina, quello che dicevo prima, nel senso che l'intelligenza divina astrae dal verbo l'essere ideale, che è il principio della nostra conoscenza naturale. Ma poi il verbo incarnato è anche il principio prossimo della nostra intelligenza, perché comunica la sua sussistenza reale. E qui viene a crearsi, vedete, la comunicazione. Questa idea è continua in Rosmini, anche tutta la sua cristologia si fonda su quest'idea. E qui viene a crearsi, e concludo proprio, una corrispondenza che mi ha molto colpito e devo dire perché è di un'audacia e mi ha entusiasmato. Vedete, Cristo, il verbo incarnato, principio della nostra intelligenza, e viene a determinarsi una corrispondenza di questo tipo. Il verbo è ciò che permette anche, il verbo interiore è ciò che permette la ricezione del verbo esteriore, la rivelazione, no? Si diceva ieri, no? Che sentivo anche professor Piero Coda che diceva c'è questo problema anche di ancorare poi questo discorso al discorso della rivelazione. Il verbo interiore è ciò che permette la risonanza del verbo esteriore. Questo è uno dei punti più affascinanti della cristologia di Rosmini. La risonanza del verbo esteriore, cioè il verbo esteriore non risuona dentro di noi senza il verbo interiore. Vedete, e chiudo proprio, ultimissima battuta, vedete che è difficile separare in Rosmini queste dimensioni, no? Ed è per questa ragione che dimensione filosofica, teologica, ontologica, ed è per questa ragione che all'inizio ho ritenuto opportuno partire proprio dall'ispirazione sapienziale, no? Per poi vedere cosa questo significhi e implichi per la metafisicità dell'uomo.